La mattina del 28 maggio Walter Tobagi esce di casa, come ogni giorno. Il suo mestiere è quello del giornalista. Inizia a 15 anni, scrive sulla Zanzara, testata del Liceo Parini di Milano. Siamo nel dicembre 1964 e sono vivi dibattiti su come cambiare la società. Tobagi, fin dal primo articolo, immagina un socialismo cristiano che rifiuta la rivoluzione. Lui scrisse rispondendo a un articolo scritto da un certo Jucke e che era un articolo catastrofista sul fatto che bisognava fare la rivoluzione. E l'altro rispose che le cose si potevano cambiare gradualmente. È un solo accenno che però poi ha in sé tutta la storia della sua vita. Una generazione di futuri giornalisti che alla Zanzara realizza la prima inchiesta sul valore della verginità. Scoppia un piccolo scandalo ed è qui che emerge, per la prima volta, il metodo di Walter. Tutti noi pensavamo di diventare giornalisti, ma i rapporti dentro erano difficili. A un certo punto Walter, che aveva quel metodo, quello di andare a sentire anche chi non aveva le stesse idee che avevamo noi, era andare a sentire il preside allora. Quando uscì Walter da quell'incontro, avevamo capito la sua forza. Non soltanto riuscì a ricucire un grande dialogo, ma riuscì persino a avere delle notizie in più su quello che sarebbe stato il futuro del Parini. A 17 anni inizia a collaborare all'Avanti. Ugo Intini, il capocronaca, vede subito in lui la stoffa del giornalista. Siamo negli anni della contestazione studentesca, che Tobagi conosce anche come ricercatore di storia contemporanea. Quando lascia l'Avanti, per l'Avvenire, è già un cronista formato. Benché il giornale suo lavoro fosse specificamente quello di seguire la giudiziaria, ad esempio ricordo qualcosa che scrisse sulla realtà di alcuni paesi africani che erano usciti dalla condizione di colonialismo, sapeva molte cose anche di politica estera, teneva d'occhio bene la condizione sociale dell'Italia di quegli anni. 1970, sono anni di contrasti e cambiamenti. Cresce la tensione sociale. Tobagi ha 23 anni e vuole capire. Inizia a scrivere di terrorismo e si laurea con una tesi sui movimenti marxisti-leninisti in Italia. Le persone, i giornalisti, come Walter, scrutavano i movimenti e avevano capito tutto. I terroristi alla fine non hanno mai ucciso i loro normali nemici. L'intelligenza di Walter Tobagi è stata purtroppo colpita dagli stessi terroristi che lui stesso aveva incrociato e studiato in tante manifestazioni di piazza e non solo. Giornalista e saggista, è in prima linea per raccontare i fatti. Nel 1976 passa dal Corriere di Informazione al Corriere della Sera, a 29 anni. Scese dal Corriere di Informazione con un incarico molto modesto rispetto alle sue capacità, però a poco si fece strada proprio per le sue qualità, che erano sicuramente qualità importanti. È chiaro che poi in quegli anni, gli anni del terrorismo, diventa fondamentale partecipare, scrivere di terrorismo, e lui diventa uno di coloro che scrive di terrorismo. Un giornalista deve occuparsi di tutto, lui si era occupato anche di trame nere prima delle trame rosse, e questo è il nostro lavoro. Ecco il metodo Tobagi: seguire la verità ovunque, anche quando diventa scomoda. Le contestazioni erano un fenomeno esteso, i giornali lo minimizzano, lui no. Lui scrisse un pezzo per il Corriere della Sera in cui era evidente che aveva sentito non meno di 20 persone tra i contestatori, i contestati e le persone, i passanti che avevano assistito a questo fatto. È il 1978. Un gruppo di giovani giornalisti dà vita a Stampa Democratica, una corrente che vuole un sindacato indipendente da governi e partiti. In breve tempo diventano la maggioranza. E allora alcuni ritenevano che si dovesse frenarsi, diciamo in qualche modo quasi autocensurarsi. E invece l'idea di Walter, o l'idea nostra, era che quella, in fondo che è sempre banale, che la verità è rivoluzionaria e la verità soprattutto è il massimo del servizio alla democrazia che si può fare. Il giornalista che crede nella verità è anche un giornalista che crede nella funzione della libertà, della verità come strumento che crea libertà. Lui disse: se volete toglieteci tutte le notizie, ma dal momento che le abbiamo noi le pubblichiamo, perché altrimenti se pubblichiamo solo quelle omologate l'opinione pubblica avrà soltanto una informazione pilotata. Il 20 aprile scrive sul Corriere della Sera: non sono samurai invincibili, l'ultimo articolo sulle BR, un messaggio chiaro all'opinione pubblica: le Brigate Rosse si possono sconfiggere. Il 27 maggio al Circolo della Stampa di Milano si discute della responsabilità dei giornalisti di fronte all'offensiva delle bande armate.
È la sua ultima sera. Torna a casa con Massimo Fini. Non vuole più occuparsi di terrorismo. Non si sente protetto. Aveva sicuramente questo grande vantaggio trattino svantaggio. Il vantaggio di capire le cose, di andarle a cercare, di andarle ad analizzare, e lo svantaggio di essere molto più visibile per questo. Lui andava a prendere la macchina, sempre lì in via Salaino e via, e lì lo hanno atteso. Chissà, ho pensato più volte, forse si sono salvate proprio perché erano difficili da prendere, quasi imprendibili, e questo lasciava capire la casualità cinica di questo terrorismo infame che ha avvelenato quella che noi chiamiamo la notte della Repubblica.